Benvenuti a questo numero speciale del notiziario dedicato al Forum internazionale delle assemblee legislative regionali. 16 Paesi presenti, circa un miliardo di cittadini rappresentati. Vediamo il servizio. In Europa e nel mondo serve una vera democrazia globale. Questo è il messaggio del Presidente del Consiglio regionale della CAR, Raffaele Cattani, in apertura del Forum mondiale delle assemblee legislative regionali e subnazionali. Noi siamo le formiche della democrazia, è la metafora del presidente Cattaneo, e dobbiamo essere instancabili nel costruire ogni giorno la casa della democrazia. Il presidente della regione Roberto Maroni ha evidenziato la crescente richiesta di autonomia in Europa, citando i casi della Catalunia e della Scozia. Il concetto di democrazia dal basso e di necessaria sussidiarietà istituzionale è il filo rosso che ha legato gli interventi di Piero Bassetti, primo presidente Lombardo, e Gary Marx, padre della teoria della multilevel governance. E ora sentiamo le impressioni dei rappresentanti internazionali presenti al forum. Credo che uno degli aspetti più importanti sia la comprensione reciproca. L'idea che possiamo sederci ad un tavolo, discutere dei problemi e cercare insieme le possibili soluzioni. Siamo una comunità globale, il mondo è piccolo, il rispetto reciproco è fondamentale per la pace nel mondo. Speriamo di aver tratto un buon profitto da questo importante forum e applicarlo laddove è possibile in Brasile. Siamo sicuramente convinti che lo slogan pensare globale e agire locale sia di fatto la risposta migliore alle esigenze della, dei, dei, dei cittadini e all'opportunità di avvicinare la politica appunto al cittadino stesso. In questo senso viviamo esperienze comuni, ci confrontiamo con territori lontani ma che dimostrano e presentano realtà identità aspettative e azioni che sono simili. A Taiwan non abbiamo parlamenti locali, ma abbiamo un'istituzione sovranazionale simile al Parlamento europeo. Siamo qui per imparare e capire come si possa realizzare un equilibrio tra autonomie regionali e parlamenti sovranazionali. È importante essere open mind perché possiamo imparare gli uni dagli altri, perché le culture e le politiche di ogni paese sono diverse. È importante essere tolleranti e ascoltare attentamente gli altri, perché sono di più le cose che ci accomunano di quelle che ci dividono. In questo momento noi abbiamo tantissimi paesi con le loro storie, con le loro culture, che hanno la possibilità di confrontarsi reciprocamente e anche comprendersi reciprocamente. Quindi, questo secondo me non fa altro che farci capire la grande valenza mondiale che può avere questo tipo di scambio. Noi rappresentanti locali e regionali siamo qui presenti oggi a questa conferenza che è un'eccellente opportunità per scambiarci idee, per discutere sui problemi che coinvolgono tutti, su soluzioni che sono già state proposte e altre possibili nel futuro, che sono sicuramente tutte queste proposte di grande ispirazione che spero potranno essere adattate in politiche concrete nei vari Paesi. Ho avuto modo di ascoltare molte idee estremamente interessanti e spero che poi queste potranno essere concretizzate nel mio Paese, le Filippine. Il forum si è chiuso con l'approvazione di un documento contenente priorità e obiettivi che i paesi intendono condividere i servizi. Rilancio del ruolo dell'Assemblea legislative regionale e tutela della rappresentatività dei cittadini in una fase storica in cui globalizzazione e centralismo possono mettere a rischio la democrazia. Lo chiedono i parlamenti regionali e subnazionali di Europa, America, Asia e Africa, riuniti per la prima volta a Milano nel Forum Mondiale delle Assemblee Legislative. Due giorni di lavori, con dibattiti, analisi e approfondimenti in appositi tavoli tematici, qui hanno preso parte più di 250 delegati, culminati con la sottoscrizione e l'approvazione di un manifesto di Milano delle assemblee legislative regionali e subnazionali per una vera democrazia globale. Documento che rivendica l'importanza delle assemblee legislative, istituzioni vicine a territori e cittadini. Il tema di maggior interesse, che ha raccolto più partecipanti e una sensibilità più diffusa in questo momento, è il tema dei diritti sociali e civili di fronte alla grande sfida dell'immigrazione, che non è solo un tema italiano ed europeo, ma è un tema globale, e di come questo ci costringe a ripensare i sistemi di welfare e i sistemi di cittadinanza. Eh, questo tema faremo un gravissimo errore se lo affrontassimo con un approccio provinciale. Ulteriori servizi e approfondimenti potete trovarli sul sito lombardiacuotidiano.com. Grazie per averci seguito alla prossima edizione.